Intanto ringraziamo il brand per l'ospitalità. Questo è il primo episodio, quindi vi ringraziamo ovviamente da parte sia dei giornalisti che ai quali abbiamo fatto fare un pochino tardi. Quindi la cosa interessante è stato proprio il confronto tra due realtà diverse. Luca, che arriva da Certocelle, voi che siete residenti, che sicuramente conoscete di più la clientela di questa sera, motivo per il quale probabilmente tanti punteggi ottenuti dalla clientela attuale vi hanno consentito di arrivare entrambi in qualificazione. Quindi ci sono semplicemente 8 punti di vantaggio per Luca, nonostante ci sia tanto pubblico interno, che però consentono entrambi gli chef, vista la media ottenuta che è altissima. Cioè noi vi dico la differenza, che è praticamente di 8 punti, e non avremmo potuto darvi la possibilità di andare a fare la tappa successiva, ma ve la diamo perché veramente il punteggio che avete ottenuto è molto alto. Quindi punteggio leggermente più alto per Luca, quindi lo chef ospite, ma siete entrambi qualificati per la successiva. Sarete entrambi associati, vi ritroverete insieme per questo punteggio che avete avuto simile, entrambi con un barman in abbinamento, quindi la difficoltà per voi salirà, entrambi vi ritroverete insieme, perché appunto avendo abbinato un mixologist dovrete fare i piatti in abbinamento proprio a quest'altra figura. Quindi grazie anche a voi di aver partecipato, grazie al Giulangio per l'ospitalità. Beh, visto che ci siete, un giudizio, anzi un'emozione a caldo dopo questa serata bellissima qui al V Lounge. Contento. Complimenti innanzitutto da parte di tutti gli ospiti. Anche i giovani leve che lavorano molto bene, quindi assolutamente.